Allora, io chiamerei, ecco, c'è anche Enrico Scolè che inseriamo con noi. Ciao Buongiorno, Enrico, buongiorno. Laura, buongiorno a tutti. Eccoci. Allora Enrico, tu insomma ti ho coinvolto ben volentieri in questo tavolo perché in tutti i tavoli stiamo cercando di dare sempre spazio anche alle aziende del territorio e so che tu hai un'attività con cui sei molto affine, insomma, a questi temi dei laboratori per i ragazzi. So che fai allestimenti dei laboratori, che collabori con le scuole. E allora mi Esatto. chiedevo, come funziona? Cioè, quando una scuola vuole fare un progetto nuovo o vuole far lavorare i ragazzi, vuole allestire uno spazio per poter fare dei progetti legati al digitale, voi che cosa fate? Allora, innanzitutto noi lavoriamo principalmente sulla Lombardia e quindi abbiamo un campo di azione abbastanza largo. Le scuole in questo periodo si sono trovate un po' in difficoltà. Quando, questo periodo, l'anno scorso fondamentalmente, quando è iniziato tutto il discorso di Lockdown. pandemia, in difficoltà proprio perché non avevano o avevano comunque avevano delle riduzioni di materiale, non avevano disponibilità di materiale, materiale digitale, materiale didattico pronto per la per Per poter lavorare, coprire. Esatto, per poter per far lavorare i coprire ragazzi e far sui lavorare i ragazzi sui computer. computer. Quindi cosa succede? Le scuole ci hanno sempre contattato fondamentalmente perché dovevano allestire prima di tutto i laboratori. Nell'anno scorso si sono trovate poi a dover distribuire del materiale, quindi di conseguenza ci hanno contattato anche per recuperare computer, notebook, fondamentalmente tablet, qualsiasi cosa che potesse servire per appunto aiutare i ragazzi in queste difficoltà, perché non tutti purtroppo hanno la possibilità, non tutte le famiglie hanno la possibilità di lavorare con tre computer in casa, con la didattica digitale, lo smart working e tutto quello che è il Però lavoro da casa. Sì. so che anche tante scuole si sono attivate, adesso poi ne parleremo anche con Simona Virgilio, che è il nostro vice sindaco e assessore con delega alla scuola. Insomma, diciamo, le scuole sono molto sensibili anche su questi argomenti e hanno spesso la possibilità di partecipare a dei bandi, soprattutto nel prossimo futuro si prevede che anche le scuole abbiano la possibilità di partecipare a bandi che prevedono comunque anche hardware legato Esatto. al creare spazi per i ragazzi. Voi avete seguito Esattamente. qualcosa relativo a questi Sì, bandi in diciamo questi che anni? già da una decina di anni, più o meno dal 2014, sono usciti molti bandi, principalmente i PON, i fondi europei, quelli che sono fondi che comunque arrivano sia dalla Comunità Europea, si è parlato anche di generazione web degli anni precedenti, molti nel campo della scuola, chi lavora nel mondo education ne ha sentito sicuramente parlare, hanno lavorato più di una volta con questo tipo di fondi e con questo tipo di progetti. Cosa succede? Le scuole ricevono il fondo, cioè ricevono il fondo, ricevono un invito per partecipare a questi bandi. Le scuole decidono, i dirigenti decidono di partecipare, quindi fanno un progetto. Noi come azienda veniamo contattati appunto dai dirigenti scolastici. Possiamo partire da un progetto che direttamente hanno creato loro e quindi hanno già un'idea di cosa vogliono fare. Ovviamente i bandi europei, i bandi nazionali e europei hanno delle specifiche, quindi non è che io decido di comprare 2000 notebook con i soldi che mi vengono dati. Devo avere un progetto di base e devo restare nei canoni del Allora, progetto che è stato dato dall'Europa o appunto certo. Allora ti faccio una dall'azienda. domanda. Ad esempio, so che su Milano, diciamo, i ragazzi sono un pochettino, come sempre, Milano è un pochettino più avanti, i ragazzi sono un pochettino più attivi, hanno già anche i genitori, no? Capito? È più diciamo, entrato anche nell'uso comune il fatto di aderire a queste associazioni, a andare a fare dei laboratori anche extrascolastici, perché non dimentichiamo che possiamo fare questi laboratori all'interno del progetto della scuola.
scuola, ma mi dicevi che anche su Milano hai uno spazio dove, insomma, con un laboratorio, no? Sì, beh, Milano diciamo che ha, forse aderisce più facilmente a determinati fondi, aderisce più facilmente anche i comitati dei genitori aiutano moltissimo. In molte città, molti paesi, ma anche in molte città dove magari le scuole sono molto grandi, si costituiscono gruppi di genitori, gruppi cosiddetti appunto comitati genitori che raccolgono fondi per cercare di aiutare le scuole, perché chiaramente non tutte le scuole poi riescono ad attivarsi oppure comunque ad avere i fondi, anche se fanno dei progetti bellissimi, riescono a ricevere i fondi. Guarda, a livello così, no, di messaggio, secondo me era molto bello oggi parlare di questo argomento, come ha parlato prima Laura e ora con te. Il fatto che ci siano delle realtà sul territorio che hanno voglia di divulgare e di lavorare su questi temi, facendo cultura, facendo divulgazione come stiamo facendo in questi giorni con il Voghera Digital, ma anche come ognuno di voi sta facendo all'interno delle proprie attività, è bello anche che un'azienda come la tua, che è su Voghera, non debba andare magari a fare un laboratorio su Milano, ma che abbia una piazza e una richiesta e una domanda anche in locale, perché Certo. vuol dire che le famiglie si stanno muovendo, che i ragazzi si stanno attivando, che la cultura del digitale prosegue. No, ma assolutamente. Diciamo che, vabbè, io parlo tanto di Milano perché è comunque una realtà molto diversa rispetto a Pavia, rispetto a Voghera. A Voghera abbiamo fatto dei laboratori, ovviamente, cioè ci sono Certo. molte scuole di Voghera che comunque hanno laboratori, hanno la maglia interattiva, hanno il monitor interattivo in classe che gli abbiamo fornito direttamente perché comunque, Ma ripeto, infatti le anche scuole di tutte Voghera le sono molto iniziative di Voghera attive. sono molto attive su questo campo, su queste, vuoi anche perché comunque faccio l'esempio Di della tutte le Leonardo, cioè di scuole. tutte le scuole, ma di molte scuole di Voghera che hanno avuto appunto la possibilità di accedere a progetti e quindi di realizzare laboratori linguistici, di realizzare ambienti di lavoro di multidisciplinare, accedere alla possibilità di attivarsi anche per acquistare i prodotti come possono essere appunto i videoproiettori, le lavagne interattive, i monitor interattivi, che sono quelle cose che sono la base del digitale nella classe, perché ormai senza la lavagna interattiva, senza il computer in classe, molti insegnanti non riescono poi a lavorare. Facciamo l'esempio anche appunto durante questo periodo di presenza didattica in presenza, didattica a distanza, 50-50, eccetera. Cosa succede? Gli insegnanti in classe hanno dovuto capire come sviluppare la lezione, ribaltando totalmente il loro modo di Guarda, vedere, il visto loro che parliamo di digitale. scuola, io coinvolgerei subito Simona Virgilio, vice sindaco assessore alla scuola, anche perché le nostre scuole su Voghera sono attentissime ai progetti e so che Simona è molto attiva e tiene le relazioni con tutti i presidi delle scuole, siamo sempre costantemente in contatto e in collaborazione con loro. Oggi è stato un flash su questi argomenti e ovviamente non avremmo potuto invitare tutti i presidi, ma sicuramente avremo modo poi nel tempo di lavorare insieme e proseguire nel rapporto con loro. Simona, cosa ci Buongiorno, dici? grazie Gloria, grazie per il tuo impegno sulla digitalizzazione che è sicuramente apprezzabile ed evidente. Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti. Ovviamente da parte del Comune c'è la disponibilità, una collaborazione piena con le scuole, un dialogo continuo e quotidiano, soprattutto quando si è aperto il discorso della DAD, quindi la DAD è diventata una necessità oltre che un obbligo, una costrizione. Però vabbè, le scuole si sono attrezzate, hanno lavorato molto bene. Noi siamo stati vicino alle scuole e ci stiamo vicino praticamente quotidianamente, cerchiamo di cogliere quali sono le necessità, di promuovere quella che ormai è una cultura, quella del digitale, che è fondamentale. Dalla necessità è ovvio che poi nasce anche la cultura rispetto a questo argomento che è veramente molto vasto. Ho apprezzato molto anche quello che hanno rappresentato i relatori precedentemente, quindi Laura e Enrico, attraverso cui è emersa la necessità e l'importanza della rete, della sinergia, da cui ormai non si può più prescindere, quindi associazioni di volontariato, volontariato, enti, imprese, aziende, imprenditori, artigiani, tutti insieme per cercare di andare verso la stessa direzione, quindi obiettivi importanti e comuni, in questo caso nell'ambito del digitale. Con riferimento alle scuole sarebbe bello anche
fare un'attività di questo tipo, promuovere diciamo, degli interventi da parte delle aziende, degli imprenditori, delle imprese e degli artigiani, dei professionisti che si vogliono innovare all'interno delle scuole per spiegare anche quelle che sono tutte le competenze nell'ambito digitale, che sono veramente tante, perché il digitale non è solo giocare alla PlayStation, ovviamente. È molto ampio, sappiamo che c'è una miriade di competenze e di profili professionali nell'ambito digitale e questo aiuterebbe intanto a preparare i nostri giovani verso il futuro, a orientarli e a sviluppare delle competenze che poi diventerebbero competitive sia nel nostro paese sia fuori. Sappiamo bene che purtroppo dalle statistiche il nostro paese non è messo benissimo sulle competenze digitali e attraverso i fondi, i bandi che permetteranno di finanziare molti progetti, potremo puntare proprio a cercare di creare, come già stai facendo tu, stiamo facendo comunque e stanno facendo anche le scuole, delle progettualità che possono essere declinate a diversi settori, quindi scuola, cultura, turismo. Anche il turismo necessita di una valorizzazione attraverso anche varie piattaforme che sono digitali e coinvolgendo, come dicevamo prima, diverse parti sociali, quindi professionisti, scuole, enti e soggetti privati. Quindi da parte nostra, come comune, come istituzione, promuoviamo quella che è fondamentale, quindi un'educazione nell'ambito digitale. È anche vero che prima dicevi che in Italia, insomma, la media rispetto all'Europa magari non siamo messi benissimo, però a livello locale questa amministrazione ci sta credendo parecchio. E quindi è vero che io sto facendo questo Voghera Digital, però lo stiamo facendo tutti insieme e comunque ognuno di noi, sia voi assessori che insomma i consiglieri, ognuno nella propria parte sta cercando di rendere trasversale, diciamo, questo discorso del digitale. Anche all'interno del comune è molto bello come tutti i dirigenti si stiano attivando per essere sempre più digitali e rispondere a quello che poi è stato il programma con cui con il sindaco Paola Garlaschelli ci siamo, insomma, stiamo lavorando tutti insieme. Esatto, nel comune di Voghera, vabbè, grazie anche a te Gloria, rinnovo il ringraziamento e grazie al sindaco, appunto si va verso quella direzione di rinnovare la digitalizzazione che prima era un po', cioè diciamo era in misura diversa, adesso si sta andando verso una direzione completamente innovativa. Allora, visto che stiamo parlando di comune, inseriamo con noi Daniele Salerno, che è il presidente del Consiglio. Così. Bene, buongiorno. Buongiorno Daniele, allora benvenuto, grazie per essere sempre parte della squadra attiva su tutti i fronti. Tu oggi hai il doppio cappello, quello del comune, ma anche quello importante degli insegnanti che si sono trovati in questo mondo difficile del digitale, che però hanno reagito benissimo e stanno aiutando anche i nostri ragazzi a scuola. Ma sai, vi faccio una piccola narrazione, visto che la mia passione preferita è quella di scrivere romanzi, vi narro quello che realmente è accaduto ed è una narrazione differente da quanto avete letto sui giornali o visto in televisione. La scuola è un mondo a parte, ciò che avete sentito letto è la sintesi di un momento di panico collettivo che ha colpito gli insegnanti e gli studenti. Per quanto riguarda il comune non c'è moltissimo da dire. Io mi occupo della gestione della presidenza del Consiglio Comunale da qualche mese, ma già prima, la pandemia iniziò lo scorso anno, chi mi ha preceduto ha ben retto. Ciò che era stato fatto in passato ha funzionato perfettamente e adesso non dobbiamo fare altro che proseguire. Insomma, collegarci attraverso il canale internet, parlare, ma qui se vogliamo è facile. Molto più complesso è stato vivere la pandemia quando è nata, era carnevale, erano le vacanze di carnevale, ricordo di aver salutato le bidelle, di aver salutato i miei studenti, l'età media dei miei studenti è abbastanza elevata, sono i più grandi, fanno quinta, fanno quarta, quindi sono maggiorenni, la vacanza, il momento, il piacere e poi il panico. E poi il panico, poi la notizia del lockdown, di stare a casa e di non avere affatto gli strumenti per poter comunicare. In quel momento, o meglio, gli strumenti li avevamo, ma nessuno li conosceva. La prima settimana è stata di panico assoluta.
non si comunicava, nessuno sapeva cosa fare, non c'era nessuna linea guida, nessuno ha chiamato, non arrivavano mail, non si capiva nulla, ma eravamo nel panico, non come corpo docente, non come professori, ma come popolazione. Nessuno sapeva esattamente che cosa fare. Non si usciva, eravamo veramente in un lockdown duro, non si faceva nulla. E come gestisci un rapporto con 20 adolescenti? Come fai a contattarli? Nel panico anche loro, perché stanno vivendo un'esperienza terribile. In questi mesi, parlando con loro, ho detto: vedete, la mia generazione, la vostra generazione, non ha sofferto il dramma che ha sofferto mio padre e mio nonno della guerra. Noi non abbiamo mai combattuto, per fortuna, con nessuno, ma stiamo combattendo ora una guerra molto più complessa. Cioè siamo entrati nel novero di quelle famiglie, di quelle persone, di quella generazione che ha sofferto. Non ce l'aspettavamo. La prima settimana non c'era nulla, ma nulla vuol dire nulla, non si comunicava. Poi ho iniziato a mandare dei banali WhatsApp. Abbiamo creato un gruppo classe formato dagli studenti. Che mi sono fatto fare perché io ho una mentalità umanista, sono laureato in giurisprudenza, io leggo libri, io scrivo libri, io parlo, ma di computer non capisco nulla. Non è il mio mestiere, non è la mia passione. Trovarmi improvvisamente immerso in un mondo per me non soltanto nuovo, ma ostile, perché non è il mio mondo. La tecnologia non appartiene alla mia forma mentis, né mia né quella della stragrande maggioranza dei miei colleghi. In più, la classe degli insegnanti italiana è attempata, non siamo dei ventenni o trentenni con un'esperienza digitale alle spalle che vivono la digitalizzazione che è pane della loro vita. Io mi sono formato sui libri e sono finito ai libri. Per me leggere qualcosa di un computer mi sa di molto curioso. Io appartengo con la forma mentis a quello che era Umberto Eco, che era un collezionista di libri antichi, cosa che faccio anch'io. Trovarmi immerso dalle lettere dell'alfabeto ai bit è stata per me una cosa traumatica. Ed essere obbligato a insegnare attraverso il computer, terribile. All'inizio non c'era niente, c'era soltanto WhatsApp, la capacità di mandarsi dei messaggini. Il primo passo è stato quello banalissimo, di fare un gruppo su WhatsApp e comunicare con WhatsApp. Io mandavo tutti i giorni le pagine del libro sottolineate per dire studiate quello che vi mando e mandavo dei messaggi vocali. Questo è successo un anno fa. Oggi siamo qua in video che con grande semplicità e bravura hai creato questo momento di confronto, ma un anno fa era una pura utopia. Oggi in realtà. Un anno fa io comunicavo con WhatsApp. E oggi invece tieni i consigli comunali su Zoom. Guarda che grande salto! Dopo questo inizio assolutamente traumatico, una mia collega mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, siamo in grado di usare la piattaforma Meet, la piattaforma Zoom. E io ho detto: cos'è? Non lo so, non faccio fatica, aiutatemi, sono perso. E questa mia collega, che invece è un'esperta in informatica, ricordo, mi ha preso per mano, ma proprio per mano, dicendomi: schiaccia prima il telefono, schiaccia qui, poi ci siamo visti. Per me era una cosa strana poter vedere una persona in video. Schiaccia, conoscevo soltanto pochi sistemi per parlare, non la sapevo nulla, e mi diceva: schiaccia qui, schiaccia là. Ricordo una volta, per farmi capire dove devo schiacciare, ha messo la sua immagine e mi ha detto: schiaccia sul mio naso, metti il cursore sul mio naso e schiaccia, e mi ha insegnato. A quel punto c'è stato il giro di link con gli studenti e abbiamo fatto le prime lezioni insieme. All'inizio gli studenti erano, usiamo una brutta parola, performanti si usa, io odio queste traslazioni, ma erano preparati, ce li vedevi che volevano partecipare. Poi sono passate le settimane e ho visto un drammatico cambiamento nei loro sguardi. Non c'era più la felicità di provare uno strumento nuovo, ma il dramma di non poter più comunicare attraverso le persone dal vero, dal vivo, di toccarsi, di guardarsi. E vedevo come nel corso dei mesi, sino a maggio, l'euforia iniziale di vedersi al computer si è spenta. Ed è stato il momento nel quale ho parlato con loro e ho detto: non ce la fate più. E loro mi rispondevano: non ce la facciamo più. Non ce la facciamo più perché siamo isolati, abbiamo 19 anni, abbiamo 18 anni, abbiamo 17 anni,
questa cosa terribile ci ha tolto un anno della nostra vita, che è una cosa terrificante. E vedevo come mano a mano si sono spenti come una candela, per poi riaccendersi a fine scuola quando, ricordate, lo scorso anno c'è stata una parentesi di positività. E siamo tornati poi a scuola in presenza. E anche lì ho capito come le linee guida che arrivavano dai tecnici fossero sbagliate, perché non era ben chiaro cosa stesse accadendo. Siamo a settembre, pensate che a settembre la linea guida prevedeva il non uso della mascherina in classe. Forse ce lo siamo dimenticato, ma a settembre gli studenti non dovevano tenere la mascherina in classe. Io entro in classe la prima lezione, io sono un pauroso, io ho terrore, quindi non uso una ma due mascherine, ne metterei anche tre o quattro sulle orecchie, sulla fronte. Entro in classe, li vedo senza mascherina e dico: ma perché siete senza? Perché ci hanno detto che possiamo stare senza mascherina in classe, basta che rimaniamo a un metro. E io ho fatto un discorso. Hai riapprezzato il computer, hai detto torniamo dietro lo schermo. Torniamo al computer, no, gli ho parlato e ho detto: guardate che non vi consiglio tanto di questo. Pensate a voi, pensate ai vostri genitori, ma soprattutto pensate a me. E quindi io mi sono fatto un protocollo interno personale. Apertura finestra, apertura porta, io ho chiesto la cortesia di una mascherina. L'hanno messa, oggi è cambiato tutto. Oggi c'è l'obbligatorietà di avere la mascherina a scuola. Ma Daniele, rimaniamo sul nostro tema del digitale. Il digitale è che adesso funziona tutto. Siamo un'isola fortunata. Comunque, se posso... Leggo sui giornali che il 30% degli studenti non ha capacità di usare digitali in Italia. La media nazionale è il 30% non hanno computer. Devo dire che vuol dire il 100% ce l'ha. Quindi ho giornale, ho telefonino, tutti quanti riescono a comunicare. Non ho mai avuto problemi, mai di nessun tipo. Per cui abbiamo fatto un salto di qualità che giudico irreversibile. Il collegio docenti, che si faceva una volta con 120 persone nella stessa aula scolastica, che non è un teatro, oggi lo facciamo in digitale. Ed è una cosa migliore, perché a scuola 120 docenti in un'aula brutta, con un impianto di amplificazione non professionale, voleva dire non capire tutto. Adesso si svolgono a casa, presenti, si capisce tutto. È evidente che l'unica cosa buona di questa terrificante pandemia è stata quella di averci allenato all'uso del computer digitale. Ed è l'unica cosa che terremo dell'anno più brutto della mia vita. Guarda, in realtà io volevo spezzare una lancia, perché ti sei dipinto molto peggio e molto meno tecnologico di quello che invece sei stato. Io che ti ho vissuto adesso da quando ci siamo insediati in Consiglio Comunale, è vero, è stato un anno brutto, ma è stata anche dall'altra parte un'occasione per dare forse un giro di chiave, no, a questo argomento su cui magari tante persone, non essendo poi magari inclini, non avendo lo stimolo giusto per fare questo salto, no, di avvicinamento al digitale, alla fine l'hanno dovuto fare, volente o nolente, hanno dovuto fare il passo. E effettivamente poi quando si è oltre, dopo aver fatto il salto, non fa più così paura come prima. No, io sono sempre terrorizzato. Io, a me fa però paura. Sei bravissimo, per cui ormai sei nel mondo tecnologico con noi. Io ho paura quando vedo un computer, sto male, io sono per carte, penne, carte, inchiostro, calamaio, pennino, sto benissimo così, ma è evidente che il mondo è cambiato. La mia generazione è l'ultima generazione non tecnologica, oggi la generazione è assolutamente tecnologica, non oso immaginare quello che sarà la prossima generazione. Ribadisco, ma veramente il concetto, queste cose l'ho ripetuto anche in altri seminari, in altri incontri, in altre discussioni. La pandemia ha rappresentato e rappresenta il momento più terrificante della mia generazione, la cosa più orrenda. Soltanto una cosa, a una cosa servita, ci ha insegnato la digitalizzazione, ci ha consentito di capire il computer, e di questo non lo perderemo più. Non lo perderemo più, perché ormai tutti quanti abbiamo capito che possiamo comunicare a distanza e possiamo farlo bene, non male, bene. Banalizzo, io ho parenti negli Stati Uniti e in Canada, i quali voglio molto bene, adesso facciamo le conference call insieme.
È una bellissima, è un bellissimo messaggio, Daniele. La generazione di mio padre, la Conference Call, la faceva con una lettera in carta velina che viaggiava su posta aerea e quando arrivava a casa era la reliquia che arrivava dall'America. Adesso ci vediamo tranquillamente in viso e scomunichiamo ed è un passo avanti immenso e meraviglioso. Questo è positivo, il resto lo dimentichiamo, questo ce lo teniamo. Grazie Daniele. Allora, adesso è il momento di Luigi Perduca, visto che stiamo facendo una carrellata. Luigi è uno dei fondatori Buongiorno. dell'associazione CompiViter, ha 71 anni ed è un grande promotore del digitale e quindi volevamo coinvolgerlo in questa chiacchierata di stamattina per sapere cosa ne pensa e insomma, ti lascio la parola. Grazie, saluto tutti. Il professor Daniele Salerno, sono d'accordo con lui, anche se alcuni aspetti... Io sono, forse sono più vecchio di lui, perché io sono del 49, penso sia, e ho imparato a usare il computer ancora quando c'era il DOS, mitico DOS, un po' di anni fa. E da allora sono autodidatta, quindi ho cercato... Allora, il problema è che oggi non tutto il paese Italia è come Voghera, perché il divario digitale esiste, è anche un divario digitale territoriale, non solo, per esempio, da dove vi parlo, il 4G l'abbiamo da una decina di mesi. Prima viaggiavamo sul 2G. Perché l'uno non c'è più. Oggi si parla di 5G, anzi si parla di 6G. Quindi anche e noi in Italia non siamo indietro nel 6G, nel 5G, siamo abbastanza avanti insieme ad alcuni paesi dal nord, ma mica solo dal nord, per esempio la Finlandia, la Germania e l'Ungheria. Ma Prego. come una domanda, ma vista insomma il tavolo, oggi stiamo parlando di digitale per tutti e un pochettino abbiamo dato quello che può essere un flash, no? Una panoramica sul digitale approcciato dai ragazzi, approcciato dalle generazioni di mezzo. E ti chiedo, ma il digitale è davvero così? Fa così paura? Deve fare così paura? Oppure anche una persona che non è vissuta con il digitale può approcciarla? Allora, un po' paura lo fa, nel senso che molte persone lo ritengono, soprattutto la parte anziana, lo ritengono una roba extraterrestre, un po' extraterrestre. E una certa paura lo fa nell'approccio con i più giovani, cioè i più giovani. È una paura che si sta diradando, anzi è quasi sparita, c'era di più prima, adesso è sparita perché con la pandemia evidentemente i nipoti hanno aiutato i nonni sotto questo aspetto ad affrontare alcune cose. C'è una certa resistenza, però si sta superando. Anche se in termini numerici il problema esiste, soprattutto il divario digitale, fondamentalmente sono di tre tipi. Il divario digitale tecnico, ovvero la disponibilità di reti, perché non dappertutto c'è il 4G, non dappertutto c'è la rete ottica, la La fibra. DSL, ancora adesso, eccetera. C'è un divario culturale, perché c'è un divario culturale che anche qui il divario culturale si divide in mille rivoli e dovrei affrontarlo bis e bisogna affrontarlo perché è da affrontare, per esempio, CompiViter farà delle cose sul
non solo sul code dojo, ma anche sul cyberbullismo, perché è, sotto questo aspetto il problema culturale è anche, diciamo così, c'entra molto. Poi c'è il divario generazionale. Anche recentemente, l'anno scorso, la Comunità Europea ha fatto delle indagini, le fa normalmente, e si vede che, per esempio, la parte che da 65 a 75, oltre non andiamo, perché sarebbe anche peggio, c'è un divario digitale pesante, soprattutto maschile e femminile, anche perché risulterebbe che soltanto il 5% delle femmine superiori dai 65 ai 75 ha una base, diciamo, minima di informatizzazione, e il 10% degli uomini. E poi c'è il 60% dei giovani, cioè c'è il 40% dei giovani che è fuori. Ma ho una domanda. Ma i ragazzi potrebbero, diciamo, essere un pochettino, fare da ponte, insomma, insegnare anche alle persone avanti con l'età, insegnare, riuscire ecco. A... Allora, ecco, sì, come la vedi questa cosa? Sì, sì, ponendola nel modo giusto. Ecco, perché è anche interessante vedere il lato psicologico di questa cosa, è un problema, no? È un problema di porre le cose nel modo giusto. Poste nel modo giusto, gli anziani accettano sicuramente di buon grado che il giovane insegni all'adulto. Ma cosa intendi per porla nel modo giusto? Come potrebbe essere questo modo giusto? È un atteggiamento. Adesso definirlo tecnicamente non lo so. Perché, insomma, c'è questa cultura, questa abitudine del fatto che la persona più avanti con l'età trasmetta l'insegnamento di vita ai ragazzi. In questo momento, in quel digitale, un pochettino il trend. Allora, deve essere uno scambio reciproco. Esatto. Anche. Forse questa è la chiave, no? Nel senso forse, da una parte, lo scambio generazionale. Può essere la chiave giusta per scambiare. Il giovane insegna al vecchio, il vecchio insegna al giovane. Per esempio, sicuramente il giovane è totalmente sprovveduto in termini di notizie false, le fake news. Ok. L'adulto è molto più smaliziato. Ok. Allora, intrecciare queste cose sarebbe una bella idea. Quindi un insegnamento non... esterno al digitale, ma anche la persona più avanti con l'età, il vecchio, come dici tu, allora, sempre sul digitale insegna lo spirito critico, l'approccio critico alla notizia, allora, e come allora, vivere. Allora, qui c'è un problema. Il digitale, quando si dice digitale, si parla di sistemi di trasmissione digitale, però poi il problema è il contenuto. Allora, nel divario, qui entriamo nel divario digitale culturale. Allora, oggi noi abbiamo un mare di fake news, abbiamo anche dei sistemi, allora abbiamo dei sistemi digitali come Facebook. Allora, credere a Facebook è un po', ve lo dico in dialetto, da gandula. Che vuol dire? Che uno che crede che, cioè, è un fagiolone. Ok. Allora, e su questo bisognerebbe fare un discorso, anche psicologico, eccetera, eccetera. Vabbè, non è semplice. Allora, il mondo di internet, una cosa che sicuramente bisogna insegnare ai ragazzi è che, ma è una cosa che bisogna insegnare anche nella vita reale, di scindere, esatto, capire, esatto, le cose giuste, esatto, a cui credere e le cose non giuste. È chiaro che il mondo del digitale pone in un modo a volte fuorviante, con una forma che non fa realizzare subito il contenuto
di quello che stanno leggendo, di quello che stanno imparando. Quindi è importantissimo che l'adulto sia a fianco, insomma, ai ragazzi per insegnare e filtrare o comunque per dare quello spirito critico per proteggere anche la mente dei ragazzi e soprattutto per la parte, anche oggi abbiamo dato ampio spazio ai laboratori in parallelo sul cyberbullismo sia per i ragazzi delle medie che delle superiori, perché il rapporto con internet, questo rapporto diretto che in un certo modo rende semplice il dialogo, rende semplice e diretti i rapporti, in realtà crea anche un pericolo in certe cose, perché il pericolo di avere questa mancanza di protezione per i ragazzi, mancanza di protezione per essere subito esposti su qualsiasi cosa e essere online, e poi si sa che quando online si fanno delle, si dicono delle frasi un pochettino pesanti, si usano delle immagini, si parla di, si fanno proposte insomma che sono al di fuori di quello che spesso nella vita reale è così semplice, con cui è così è poco, diciamo, frequente venire a contatto nella vita reale, invece su internet è molto più frequente venire a contatto con situazioni pericolose, e quindi anche il fatto di dare ai ragazzi uno strumento per potersi proteggere è importante, soprattutto insegnargli che non devono, che è molto più semplice tramite internet fare del male ad altre persone. Quindi, visto che adesso abbiamo fatto questa bellissima chiacchierata, io vorrei risentire un po', coinvolgere un pochettino tutti, perché è arrivata qualche domanda. Aspetta che, eccoli, vi riprendo tutti, che siete stati bellissimi oggi a questo incontro. E allora vi chiedo, a consuntivo, cosa ne pensate di questo, diciamo, di questo digitale per tutti? Quali sono gli spunti di riflessione con cui possiamo chiudere questo tavolo? Ah, allora, ormai il digitale è ovunque, anche semplicemente per fruire un museo, attraverso il nostro museo di scienze naturali abbiamo cercato di, a causa delle chiusure, inizialmente per necessità di renderlo accessibile attraverso mostre, laboratori, quant'altro, nelle forme online in remoto. Quindi ormai il digitale sappiamo bene che è ovunque, anche attraverso la visita ad un museo. Quindi dobbiamo intanto promuovere questa cultura all'educazione e l'educazione e utilizzarlo anche non solo per le necessità, perché adesso faccio un ulteriore esempio, anche per gli asili nido comunali abbiamo utilizzato la prosecuzione, il digitale per proseguire nel programma con i bambini, quindi per mantenere vivo quello che era l'ambiente dell'asilo nido, quindi è stato utilizzato per garantire quella continuità. Quindi come potrebbe essere utilizzato in continuità anche tipo per lo smart working, quindi non solo per necessità, si potrebbe rinnovare quella prassi che è nata durante il lockdown, ma che potrebbe essere appunto continuata, potrebbe essere riutilizzata. Allora faccio una provocazione. Forse dobbiamo cominciare a pensare che invece che utilizzare, no, il digitale spot o cogliere l'occasione per usarlo, deve un pochettino, dobbiamo interiorizzarlo e diciamo è alla base, quando pensiamo di fare un qualcosa non possiamo a non pensare qual è il risvolto nel mondo digitale per poter agire, insomma, e dialogare con gli altri. Questo risvolto ormai è un pochettino difficile toglierlo completamente, perché il mondo sul digitale prosegue. Laura, esatto, vedo, Gloria, che sorride. Esatto, perché abbiamo scoperto in maniera forzata, purtroppo, un elemento, una dimensione che arricchisce di più tutti. E grazie, io sono davvero felice che siamo qui in tante a rappresentare tante entità diverse, perché facendo squadra veramente si porta ricchezza alla comunità. Noi come associazione lo stiamo facendo anche qua a Voghera con il bando Scuole al Centro, che è un bando che mette insieme, pensate, 40 entità tra scuole e associazioni del volontariato per portare proprio ricchezza ai nostri ragazzi. I nostri ragazzi tra 10 anni saranno gli adulti del futuro, e veramente ogni cosa che riusciamo a portare loro è qualcosa che arricchirà tutti noi, e questo deve essere proprio piantato come un chiodo nelle nostre teste. Ogni cosa che riusciamo a portare e rendere più accessibili a tutti è qualcosa che arricchirà il mondo di domani.
nell'immediato. Noi, io prendo spunto da quello che dice Luigi, il fatto di mettere insieme nonni e nipoti per portare ricchezza, l'abbiamo sperimentato, devo dire, con grande gioia quando i nipoti hanno insegnato i nonni a programmare. Questa è una modalità, c'è ricchezza in entrambi i mondi, è importante metterli insieme. E portare questa maggiore ricchezza alla comunità, come dice Simona. Quindi noi ben volentieri ci siamo per fare squadra non solo tra i soci ma anche con gli enti del territorio. Grazie, sì, dalla possibilità appunto di poter fruire in qualsiasi momento da parte di tutti di mostre, di visite, di quant'altro, di fruire proprio di tutta la realtà. Quindi Simona, i progetti anche a livello locale, visto che tu hai comunque anche queste deleghe importanti sulla parte dei musei, sulla parte delle scuole, hai seguito per tanti anni il sociale, diciamo ci sono tanti temi che attraverso il digitale si possono incrociare e diciamo dare frutti per dare anche spunti a nuove iniziative, no? Attraverso questo mondo digitale. Quindi credo che l'impegno... Vi racconto una cosa curiosa che ho fatto. Vi racconto una cosa, prego Simona, poi vi racconto una cosa l'ho appena fatta mentre parlavate non io ma la mia, parliamo del mondo digitale. Quest'anno le scuole non vanno in gita, purtroppo non vanno in gita, ne stavo parlando un attimo fa con una giornalista al telefono, uscirà questa notizia da qualche giorno, la scuola dove vado vanno in gita lo stesso. Vanno in Giappone, partono tra qualche giorno, ma lo fanno dalla loro classe. Gli risponderà a Kyoto una guida, li porterà a visitare Kyoto, ma lo faranno da Voghera, in diretta digitale con Kyoto. È una prima esperienza, penso, che venga fatta di questo genere. Vuol dire che le persone come me, che sono terrorizzate, io utilizzo la penna stilografica, se potessi utilizzerei la piuma d'oca. Non sono aperto al modernismo, ma mi rendo conto che questo è e questo sarà, e più la mia generazione si adegua meglio è destinata a vivere bene chi è giovane, un po' meno bene per me che ho qualche anno in più. Chi si adegua la si fa propria e la si fa bene e si vive anche meglio. Sicuramente la creazione di un ambiente digitale per un'esperienza come andare a in Giappone da casa è una cosa interessante, anche perché in classe si vive comunque tutti insieme un'esperienza che magari anche in un periodo normale non si potrebbe riuscire a vivere. Cioè, pensare di andare in Giappone con una gita di classe è difficile. Cioè, io mi ricordo ai nostri tempi, perché Gloria più o meno abbiamo la stessa età, andavamo in gita a Roma, forse a Vienna, forse è stato il massimo della nostra gita, quindi andare a Tokyo comunque in America con un click adesso come adesso è veramente un'esperienza che, vabbè, non è come essere là, però comunque con un ambiente digitale creato nel modo giusto e con gli aiuti giusti anche da parte di associazioni come CompiViter possono essere anche una grande esperienza, perché comunque le competenze digitali che ci sono in classe, che si possono assumere in classe anche grazie ad associazioni, non solo in classe, non solo a scuola, intesa proprio come scuola, come orario scolastico, ma anche fuori dall'orario scolastico, sono esperienze in più che rendono comunque, aiutano comunque i ragazzi ad avere una consapevolezza del dispositivo che hanno in mano, di tutti i dispositivi digitali che possono avere in mano. Ma quindi se da una parte stava raccontando prima Daniele, per esempio, no? Che i ragazzi sono, ci siamo un pochettino tutti reclusi in questo periodo di pandemia, però dall'essere chiusi in casa in realtà poi abbiamo fatto dei viaggi ancora più lontani, perché dall'esperienza che diceva Laura, insomma, anche con l'estero e anche con questa esperienza della gita, forse si sta anche ripensando alle distanze. Ma assolutamente, ma io ho visto comunque, avendo comunque due bambini in casa che hanno dovuto
il più grande specialmente ha dovuto confrontarsi con la didattica a distanza, con la didattica digitale integrata, ha poi sviluppato delle altre prove, perché comunque la maestra di tecnologia li ha stimolati a lavorare con il computer, con Minecraft, che penso che Laura lo conosca abbastanza bene. E poi mi sono messo un po' a giocare anch'io con Minecraft, perché siamo andati... Spieghiamolo anche per chi ci ascolta che cos'è Minecraft. Minecraft è una piattaforma fondamentalmente di coding, molto molto semplice. È nata, se non mi ricordo male, Laura poi mi potrà aiutare. Qualche anno fa doveva essere un gioco ad alti livelli, poi alla fine della fiera probabilmente qualcuno ha sbagliato la programmazione ed è diventato un gioco a 16 bit, quindi ancora con i quadrettoni, molto anni 80, e invece si pensava che dovesse andare a morire, perché non se ne filava nessuno. Ha avuto un successo incredibile. E invece ha avuto un successo incredibile, e appunto andando a cercare sui vari siti anche le presentazioni di Minecraft, ci sono città create con Minecraft, cioè Firenze che è riprodotta come se veramente fosse un 3D e fossimo noi là presenti in Firenze, la possiamo andare a visitare con Minecraft, così come possiamo visitare, mi sembra sicuramente Pisa, stanno ricreando praticamente tutto il mondo con Minecraft, è veramente una cosa... incredibile pensare che da un gioco che non doveva neanche forse essere sviluppato come è stato, come poi si è sviluppato, arrivare ad una creazione proprio del mondo, non solo creato dal bambino, dal ragazzo, ma anche proprio del mondo vero, del mondo realistico. Aggiungo proprio una cosa su questo, su Minecraft, perché all'interno di Coder Dojo Live, coinvolgendo quindi ninja da tutta Italia, i ragazzi hanno creato un mondo, proprio come sta raccontando Enrico, alcuni ninja hanno creato un mondo costituito da posti dove si lavora, posti dove si va a dormire, posti dove si arriva con la barca, e altri ninja l'hanno poi abitato, quindi in una dimensione proprio cittadina, noi la stiamo pensando adesso, pianificando la città. Immaginatevi che il prossimo passo sarà quello di introdurre le valute, quindi di fare gli scambi, e stiamo parlando di bambini delle elementari, che quindi cominciano a proiettarsi attraverso un gioco in quelle che sono le dinamiche dell'abitare insieme, e quindi allo stare attento al fatto di non distruggere certe cose, nel valorizzarne altre. Hanno fatto una metropolitana sotterranea, hanno fatto cose veramente meravigliose, create dai bambini per i bambini. È veramente qualcosa che ci proietta in avanti. Minecraft ci ha permesso di sviluppare anche a Coder Dojo degli scenari e delle situazioni che ci hanno stupito in quello che i bambini hanno fatto. Ma l'approccio a questo Minecraft, i ragazzi possono farlo da soli o hanno bisogno del supporto degli adulti? Allora, i ragazzi sono in grado di impararlo, anzi di impararlo insieme agli altri ragazzi. Una cosa bellissima che accade a Coder Dojo è quella del peer learning, cioè dell'imparare dai miei amici. Cioè, se una cosa me la dice la mamma, o se una cosa me la dice il mio amico, piuttosto che se me la dice la maestra, io ho livelli dal punto di vista proprio della didattica, della pedagogia, di apprendimento differenti. Le cose imparate all'interno di una classe di Coder Dojo dagli amici sono velocissime e veramente creano il fatto di camminare sulle spalle degli altri, mettendo insieme quello che gli altri hanno scoperto insieme a quello che ho scoperto io, per creare qualcosa di più grande, di più bello. Quindi c'è proprio l'idea di immaginare, di programmare e di condividere, e questo a Minecraft, ma anche in tanti altri laboratori che facciamo Coder Dojo, si realizza ogni volta e ci, insomma, ci lascia un po' commossi e felici. Quindi diciamo che è fondamentale questi spazi insieme, questi laboratori, questi momenti, cioè creare dei momenti in cui mettiamo insieme i ragazzi, o comunque ci si possa ritrovare, ma non solo i ragazzi, perché l'occasione dell'associazione Compiviter di riunire anche persone un pochettino di tutte le età. Cioè il fatto di stare insieme e di vedere le cose insieme, credo che non sia l'imparare dall'insegnante, dalla mamma o dall'amico, credo che sia una questione che vale per tutte le età, anche le persone adulte, se gli viene insegnato a un corso piuttosto che gli viene insegnato da un familiare o da un amico, da una persona che con lui la sta facendo insieme, la voglia, la disponibilità di apprendere tante volte si semplifica.
Certo, proprio perché siamo guidati quando siamo guidati dalla nostra passione, chiaramente là c'è il nostro cuore e là apprendiamo di più. Vi dico solo che in questi giovedì sera che ci incontriamo con Compiviter abbiamo trattato gli elementi più disparati. Uno degli ultimi è stato quello dei satelliti. Uno dei nostri soci ha recentemente messo in orbita, attraverso un vettore commerciale, un piccolo satellite e lo stiamo seguendo attraverso una rete di radioamatori sparsa in tutto il mondo. E anche questo è bellissimo, perché ogni tanto ti vedi arrivare la persona che ti porta il suo input dalla Russia piuttosto che non dal Giappone. È qualcosa di particolare che fa crescere tutti, insomma. Una cosa importante, se mi permettete di aggiungerla, è stata quella proprio del ritrovarsi, tu dici, no? Quando eravamo tutti presi, come diceva Daniele, anche un po' dallo sgomento, io non la definirei paura, ma sgomento, cosa succede, no? L'anno scorso, alla fine delle vacanze di carnevale, non si torna a scuola, no? Ecco, voi pensate che lì, in quei momenti lì, i nostri soci hanno messo in piedi una piattaforma per ritrovarsi online. Cioè, noi abbiamo cominciato a sviluppare questa piattaforma, che adesso è una piattaforma che le scuole usano, vi invito a visitarla, si chiama alterego.school. Quella era una piattaforma con l'idea di ritrovarsi senza dover installare niente sul PC. Questo perché? Perché magari in casa io ho solo un telefonino e allora devo fare buon tutto per poter essere online e vedermi con la mia classe, la mia scuola, senza dover avere un PC recente perché doveva installare un particolare sistema. Quindi già allora a marzo è nata questa piattaforma che oggi viene utilizzata anche nelle università. Va bene, io direi che siamo stati, diciamo, abbiamo toccato davvero tanti temi, il digitale per tutti l'abbiamo sviscerato in ogni forma e maniera. Vi ringrazio perché ognuno dei vostri interventi è stato prezioso. Grazie, arrivederci. Grazie, Gloria. Grazie a tutti. Buongiorno. Arrivederci. Ciao allora. A tutti, ciao. Ciao. Eccoci, allora a tra poco, ci vediamo tra qualche minuto, alle 11:45 ci ritroviamo qui con il prossimo appuntamento e parleremo di sociale e digitale. A tra poco.